Pompei, Claudio Alfano, buongiorno, benvenuto a RAI News, vice sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. In studio al mio fianco invece c'è Oriana Persico, responsabile del progetto Ubiquitous Pompei. Allora, 120 ragazzi di due scuole superiori che partecipano ad un laboratorio sperimentale sulle nuove tecnologie, ma anche sul nuovo linguaggio, sul nuovo modo di fare comunicazione. In estrema sintesi e con un linguaggio che da casa possano comprendere tutti, anche a chi è allergico agli smartphone, diciamo. Perfetto, buongiorno a tutti. Molto brevemente, il progetto Ubiquitous Pompei nasce all'interno del centenario di Marshall McLuhan, un evento quindi promosso sulle nuove tecnologie e nuovi linguaggi, promosso dall'associazione Amici di Media 2000. In questo contesto abbiamo pensato di realizzare un progetto che non fosse solo celebrativo, ma che si avvicinasse realmente ai giovani, portando a loro dei linguaggi, quindi da una parte la teoria, ma soprattutto dei linguaggi e degli strumenti per realizzare nuove forme di scrittura sul mondo. Potremmo essere allergici agli smartphone, però è un fatto a cui iniziamo ad essere abituati, il fatto che comunque il nostro mondo è sempre più mediato da una visione attraverso un cellulare. Guardiamo in una web, guardiamo attraverso lo schermo di questi oggetti, piuttosto che ci ritroviamo sui giornali, strani codici quadrati attraverso i quali, inquadrandoli, poi riusciamo a vedere un video piuttosto che ad accedere a un sito. Tutto questo si chiama internet delle cose, cioè internet che dallo schermo a cui siamo abituati si infiltra sempre di più all'interno della nostra realtà fisica o anche realtà aumentata, e lo fa proprio attraverso questi famosi smartphone a cui forse tantissime persone, e forse hanno ragione, sono allergici. Quindi portare le scritture ubique nel senso di essere ovunque, la possibilità di scrivere ovunque, a dei giovanissimi che non sono oggi a contatto non solo più con un foglio di carta o una penna, ma e nemmeno con un libro, ci è sembrato una cosa molto importante. E quindi si sono visti dei giovani, ma non solo dei giovani in prospettiva, passeggiare per le strade di Pompei per raccontare in una realtà diversa da quella reale, passateci questo termine, per l'appunto la città. Vice sindaco Alfano, scusi la domanda, ma chi le ha fatto fare di gettarsi in questa avventura? Cioè, perché ha scelto lei e la giunta della quale fa parte di partecipare a questo progetto? Ma guardi, il progetto, l'iniziativa è nata quasi per gioco. Diciamo che l'idea che ci ha portato a intraprendere questa strada è stata molto semplice. Volevamo, assieme a, come si diceva prima, all'associazione Amici di Media 2000 e al professor Derek De Kerkhove, che è un genio, un personaggio veramente unico, volevamo fare di Pompei, far passare Pompei da capitale della cultura antica, diciamo, a capitale della cultura digitale. Questa è stata, diciamo, l'idea che ci ha fatto nascere questa iniziativa, che poi un po' per gioco ha preso vita, che devo dire è andata anche oltre le nostre più rose aspettative, perché i ragazzi sono molto appassionati al progetto. Grazie anche alla Oriana Persico in studio e al professor Iaconesi siamo riusciti a dare uno strumento a questi ragazzi per potersi confrontare con la realtà digitale, la comunicazione digitale, che oggi è uno strumento imprescindibile per poter vivere i nostri tempi in maniera adeguata. Ecco, vice sindaco, se lei dice che il risultato è andato al di là delle più rose aspettative, significa che anche per il 2012 e per gli anni a venire avete deciso di puntare su questo tipo di linguaggio, di comunicazione, che, se mi permette, è anche un modo nuovo di fare democrazia, perché sì, si passeggia per la città, ma si apre un nuovo canale con l'amministrazione, con la possibilità anche di prendersi delle critiche, però. Assolutamente sì. Il progetto, in realtà, noi abbiamo chiuso la fase 1 di questo progetto. In realtà, ne parlavo ieri con Oriana, il progetto sta andando avanti anche in maniera autonoma. Però noi come amministrazione abbiamo intrapreso questa strada, certamente non l'abbandoneremo adesso, e stiamo per avviare la fase 2 per cercare di concretizzare questi progetti che ad oggi sono solo delle idee progettuali, e cercheremo di renderle concrete e visibili un po' a tutti, anche ai milioni di turisti che arrivano a Pompei ogni anno. Allora, incassato l'appoggio della giunta anche per gli anni a venire, Oriana Persico, è possibile portare fuori Pompei questo progetto?
Assolutamente, noi anche qui ne stavamo discutendo, il progetto si chiama Ubiquitous Pompei, perché non Ubiquitous Roma piuttosto che Ubiquitous Firenze? Quindi, come dicevi, si diceva giustamente in studio e anche Claudio in collegamento, il progetto in primo luogo ci dimostra come è possibile fare innovazione reale puntando sulle nuove generazioni e addirittura per una volta sulle scuole pubbliche. E si diceva giustamente, sì, è uno strumento di democrazia, è un nuovo spazio partecipato digitale pubblico e aumentato, di fatto direttamente dagli attori, quando i più giovani. Quando dice aumentato intende con più linguaggi diversi messi insieme? Si intende aumentato sia dal punto di vista concettuale ma anche proprio dal punto di vista fisico, perché Ubiquitous Pompei è anche in questo momento un'applicazione prototipale che consente di visualizzare, appunto come dicevamo prima, scannerizzando il territorio con uno smartphone, le quattro idee di città digitale aumentata che questi ragazzi hanno avuto, perché i workshop si sono conclusi appunto con l'invito ai ragazzi ad inventare la propria città digitale. Se andate sul sito troverete quattro esempi. Io li voglio anche ringraziare da casa. Quando si parla di più rosee aspettative, si intende che questi ragazzi in questo momento, a fase 1 conclusa in qualche modo, stanno senza di noi, senza nessun appoggio, stanno continuando ad inserire contenuti. Si parlava di strumenti di partecipazione? Sì, lo hanno usato, per esempio a scuola in questo momento è in corso una manifestazione per questioni, scusami Claudio, lo diciamo appunto, sì, si prendono anche delle critiche in questo modo. In questo momento ci sono dei topi a scuola, i ragazzi si stanno, come dire, si stanno rivoltando, hanno fatto sciopero. Tutto questo è finito sulla piattaforma, ci hanno messo i loro contenuti, le loro foto e hanno, come dire, messo il loro strato di realtà aumentato sul mondo, che è forse il motivo principale, il concetto più interessante, la pratica più interessante che abilita la scrittura aumentata, poter aggiungere il proprio strato di contenuto sul mondo. E sì, vorremmo gemellare, la cosa più bella sarebbe creare gemellaggi con altre scuole. Stiamo cercando di immaginare forse addirittura qualcosa qui a Roma, non possiamo ancora dire niente, ma dove addirittura sono gli stessi studenti che da pari a pari danno la formazione ricevuta, la trasferiscono ad ulteriori classi. Ecco, vice sindaco, Pompei è una città straordinaria, conosciuta in tutto il mondo e fortunatamente da tutto il mondo vengono a Pompei per vedere un patrimonio artistico eccezionale, unico nel suo genere, ma purtroppo negli ultimi mesi è circolata la notizia, doverosamente, anche delle difficoltà di gestirlo, questo patrimonio. Come a suo avviso questo progetto può aiutare anche l'altro aspetto della vita di Pompei, cioè quello della tutela di questo enorme patrimonio che stiamo vedendo? Noi crediamo, il progetto diciamo, ha portato avanti quattro idee progettuali molto diverse. Noi ne abbiamo premiata una in particolare che aveva proprio il senso di mettere in collegamento la parte moderna della città con la parte antica. Questa idea che hanno avuto i ragazzi è di poter interfacciarsi con i graffiti che venivano lasciati nella Pompei antica, che era una città turistica, dai visitatori, potersi interfacciare attraverso il loro smartphone e, quasi diciamo travalicando le barriere del tempo, poter comunicare con quelle persone. Ecco, la nostra idea è quella di poter far interagire sempre di più la parte antica con la parte moderna, salvaguardare il nostro patrimonio, è importantissimo cercare di salvaguardare il patrimonio che ci è stato lasciato, ma anche valorizzarlo è importantissimo, e per valorizzarlo l'unica cosa che possiamo fare è quello di far interagire le varie realtà che sono sul territorio e non fare in modo che gli scavi, il sito archeologico resti una realtà a sé, chiusa in se stessa, che non si apre alla città e alle istituzioni locali, ma anche regionali e nazionali. Solo in questo modo, interagendo, si può valorizzare ancora di più il sito e far crescere tutta la realtà della regione Campania, l'economia, soprattutto in questo momento di grande crisi dove noi abbiamo il dovere di puntare molto sul turismo. Ecco, abbiamo 20 secondi, allora chiederei, proprio per chiudere, ad Oriana Persico una battuta, un flash. È stato possibile lavorare a Pompei anche perché un membro della giunta è di una generazione diversa, cioè ha 30 anni? Non perché è qua, sì, è stato un miracolo. Io non conosco nessun assessore di
lo dico, insomma, classe 1981, un anno più giovane di me, quindi insomma sì, siamo stati felici. Questa, addirittura un flash, quando c'è stato l'evento di presentazione, i ragazzi avevano un grande desiderio di fare ulteriori workshop su queste scritture. Allora il comune per 2 giorni, ero lì, non sapevamo dove andare, non avevamo una classe, ci ha aperto l'aula consiliare, quindi ho invaso il comune, i ragazzi hanno invaso il comune e insomma abbiamo un po' squattato la loro connessione e l'aula condividendola con i consiglieri. Quindi sì, benvenga ai giovani e fa la differenza. Grazie ad Oriana Persico, responsabile del progetto Ubiquitous Pompei, grazie al vice sindaco della città di Pompei, Claudio Alfano, che è stato in collegamento con noi da Napoli. È tutto, pubblicità e poi torniamo con il nostro telegiornale.